Significa per te questo territorio e questo paesaggio? Ma molto, dal momento che fino a 10 anni fa vivevamo a Roma e abbiamo deciso che ci meritavamo altro e sicuramente vivere in un posto bello, mantenuto bene, è sicuramente un buon punto di partenza. Poi la necessità di qualificarlo, dargli un'identità, ci ha portato sicuramente a renderci conto che un piccolo centro come Radicondoli o un territorio così accogliente presuppongono un coordinamento, un aiuto, uno stimolo reciproco a cercare di mantenere e soprattutto incrementare una rendita che venga da un territorio che va mantenuto per la bellezza ma anche per la produttività. Quanto è importante la coesione e la cooperazione per il territorio? Ma io ritengo sia imprescindibile nel momento in cui siamo tutte piccole realtà, in qualche modo artigiane, per assumere un'identità e supportare progetti con un ampio raggio, siamo necessariamente legati uno all'altro, abbiamo un destino comune e delle prospettive comuni, quindi progetti come il PIF ci hanno visto entusiasti e stiamo cercando di trovare le modalità per arrivare bene alla fine.